Allora, siamo al termine di questo scontro diretto in zona playoff per l'ottava giornata del campionato di seconda categoria. Abbiamo i due tecnici. Cominciamo per ospitalità da Mister Patera. Mister, partita diciamo dai due volti. Avete sofferto maledettamente nel primo tempo. Grande protagonista il vostro portiere, però nella ripresa avete avuto almeno 4-5 occasioni nitide per pareggiare. Sì, è stata a due facce la partita. Loro sono partiti molto aggressivi, hanno sfruttato il fattore campo, la voglia di vincere la partita. Noi abbiamo pagato un po' questo, loro erano molto veloci nelle giocate in profondità, però alla fine stavamo riuscendo a resistere. Purtroppo abbiamo preso gol sul finire del primo tempo. Il secondo tempo è cambiato completamente la partita, c'è stata una forte reazione della nostra squadra e lì è diventato protagonista il portiere avversario, che gli faccio i complimenti, è stato davvero bravissimo, ha fatto 4 parate importanti, l'ultima in controtempo davvero eccezionale. La squadra ha dato sul piano dell'impegno, dell'aggressività. Abbiamo pagato qualcosa forse sul piano dell'ordine, però è chiaro, negli ultimi quarto d'ora, 20 minuti, poi vengono fuori, saltano un po' le distanze, viene fuori l'orgoglio. Loro hanno retto però bene. Mister, quali sono i vostri obiettivi stagionali? Ma noi puntiamo ad andare a essere nei playoff. È una squadra giovane come nascita, si sta organizzando, siamo molto organizzati sul piano societario, ci stiamo organizzando bene. Abbiamo avuto grossi problemi di rosa perché abbiamo avuto molti infortunati. Abbiamo un giocatore fortissimo, si è rotto un collaterale, per dire. Purtroppo abbiamo avuto 6-7 assenze, tant'è che abbiamo rinunciato alla Coppa Puglia proprio perché avevamo poco organico. Adesso piano piano stiamo recuperando i giocatori, puntiamo ai playoff ovviamente. Grazie, grazie a Mister Niente. Patera, naturalmente in bocca al lupo per il proseguo del campionato. E adesso con Mister Fabio Presta commentiamo invece un successo, io direi molto molto importante dal punto di vista del morale, perché venivate da una sconfitta domenica Esatto, scorsa, ma anche della classifica, perché adesso con questo successo consolidate la posizione in ottica playoff. venivamo da una sconfitta chiaramente che ci ha fatto un po' male. E bisognava dare subito una scossa perché comunque i ragazzi sinceramente fino adesso hanno sempre dato il massimo. Domenica scorsa c'è stato un po' di calo, però quindi era importante fare questo risultato. Diciamo che l'avete anticipato prima, è stata una partita a due facce. Il primo tempo, quello che io ripeto sempre alla mia squadra, sono quelle partite che vanno chiuse, se ci sono le occasioni, le possibilità di chiuderle, dobbiamo chiuderle. Perché sennò si va a finire che si va a soffrire. È quello che è successo il secondo tempo, perché poi Grande mister! prima o poi può succedere insomma di tutto. Infatti abbiamo calato un po', è calato un po' la parte fisica, diciamo, però insomma l'abbiamo portato a termine, insomma. Mister, è un campionato però equilibrato, e voi a cosa puntate? Guarda, noi si è partiti per un campionato tranquillo diciamo da salvezza, poi chiaramente è normale, ti metti là, te le giochi, però ripeto, io non guardo avanti, non guardo sopra, io guardo partita per partita. A me piace continuare a migliorare partita dopo partita e divertirci. Poi tutto quello viene spontaneo, insomma, con l'impegno. Mister, cosa ha detto ai due ragazzi dopo i due rigori sbagliati? Guarda, niente di particolare, perché il calcio è questo, succede. Il primo che ha tirato il rigore è il rigorista della squadra, e chiaramente là. Il secondo era un attaccante che voleva sbloccarsi e quindi abbiamo dato la possibilità, però succede. Questo è il calcio, è inutile. Ne vediamo tanti, insomma. E comunque devo sottolineare anche che c'è una grande partecipazione del pubblico, perché è un campionato comunque seguitissimo. Sì, no, effettivamente noi, la verità, già in terza categoria l'anno scorso facevamo 1.000 spettatori ogni domenica, quindi c'è un grosso entusiasmo e stiamo cercando di continuare ad alimentare questo entusiasmo, perché la verità è un paese che merita, perché il calcio gli piace. Questo. Grazie, mister, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. A presto.